Un progetto per le donne detenute nel carcere di Pozzuoli per integrare i percorsi di formazione con iniziative che stimolano la creatività e creano familiarità con l'espressione artistica. La proposta di formazione Contagioiamoci, promossa dalla Fondazione Il Meglio di Te e dall'imprenditrice e designer Luciana Pennino, si sviluppa intorno al tema della gioia, su cui saranno realizzati laboratori di disegno, di scrittura e anche un percorso teatrale che culminerà in una vera e propria messa in scena nel prossimo mese di aprile. È certamente un'idea ambiziosa, come è stata definita. Mi è piaciuto pensare che un vero e proprio contagio sociale attraverso l'emozione della gioia come condizione dell'essere possa farci sperare in una vita migliore e non per sterile provocazione o per banale retorica. Ho scelto un luogo che nell'immaginario collettivo non contiene la gioia, ovvero la casa circondariale femminile di Pozzuoli. Il Comune di Napoli aderisce al progetto attraverso il patrocinio morale. Le iniziative didattiche saranno curate dai docenti del corso di istruzione per adulti della scuola di Ano di Pozzuoli, che da molti anni lavorano nel carcere. Già dall'anno scorso noi ci siamo impegnati in un progetto sulla salute delle donne appunto di dentro. Le donne che hanno perso la libertà non devono mai perdere la dignità. Come comune, io in particolare come assessorato pari opportunità, ho questo tipo di pensiero fisso anche per le detenute. Madrina del progetto sarà la cantante Valentina Stella, frequente interprete di iniziative di solidarietà, che collaborerà alla buona riuscita degli eventi. Questo è un grande progetto, molto importante. E trovare queste persone che ho incontrato stamattina, che al di fuori mettono a disposizione non la loro persona, il loro amore per la vita. La trasmettono a loro per dare una loro dignità e una loro speranza e per dare un futuro alla loro prossima vita all'uscita del carcere. Questa è una cosa straordinaria, bellissima.